Finalmente il Tribunale di Roma, il più grande d'Italia ed Europa, prende posizione sulla questione dell'obbligo vaccinale per i sanitari e quindi in generale per tutti. In un procedimento iniziato con ricorso da una sanitaria sospesa assistita dall'avvocato Andrea Perillo del Foro di Roma, il giudice ritiene con ampie e condivisibili argomentazioni che la previsione di una sospensione senza alcuna retribuzione si ponga in evidente contrasto con gli articoli 2, 3, 32,2, oltre che 36 della Costituzione. In sostanza, il giudice ritiene che effettivamente la sospensione dal lavoro per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale sia illegittima. Questo provvedimento è importantissimo perché pronunciato da un tribunale che fino ad ora aveva sempre respinto i ricorsi in materia presentati dai sanitari sospesi. Il tribunale non si spinge oltre, nel senso che il giudice non ritiene di avere i poteri di far tornare la sanitaria a lavorare, essendo pendente la questione davanti alla Corte Costituzionale. Tuttavia, l'avvocato Andrea Perillo, che assiste la sanitaria sospesa, sta valutando se eventualmente impugnare l'ordinanza per richiedere che la stessa venga riammessa immediatamente al lavoro.